iniziare a sbatterti. Forse, dico forse, sono incinta. Non ti sbattere! E eventualmente il figlio non è del mio ragazzo. Ti stai sbattendo? No, sì, no. Sì. Ma già so, così sei, così sono rimasto. Stai muovendo il sopracciglio. Non ne ho, il sopracciglio non è... Io indietro non ci torno. Che significa indietro non ci torno? No, che sono confuso, se stiamo giocando 1, 2, 3 stella oppure il gioco mia figlia è una zoccola. Ma che vuoi? Sto vorrendo, si ti stai sbattendo. Io non posso stare con l'ansia se mi sbatto o non mi sbatto, papà, che vuoi? Lo vuoi conoscere o no? Ma chi? Il mio fidanzato. L'ennesimo? Papà, questo è diverso. Questo potrebbe essere il padre di tuo nipote. Potrebbe essere, nel senso che non sei convinta di essere incinta? No, non sono convinta sia is. Perfetto. Gli va bene la normalità, oggi tutto è normale, va bene. E chi può dire oggi tutto è normale? Ma vogliamo mettere un limite a questa normalità o no, papà? E io niente chiedo, ma un po' di rispetto per il tuo corpo. Io ho grande rispetto per il mio corpo. Io lo vedo come un ristorante gourmet, quasi inaccessibile per pochi intimi. Solo che fai sempre i menù a base pesce, papà. Lo vuoi conoscere o no? Fallo tra sì. Però ti devo dire una cosa. Che cosa? Lui non è un ragazzo. Un vecchio? No. Ah. Allora, lui è un ragazzo, ma non sta tanto bene. Però non lo devi discriminare. Ci sono tante differenze adesso. Non lo puoi chiamare disabile, non lo puoi chiamare invalido, non lo puoi chiamare diversamente abile. Ma non è che uno chiama uno sopra e ci senti diversamente abile? Gli sposti un attimo. Non è uno, cioè, un po' che dedica, ma per l'amor di Dio, ma che c'ha? È disturbato. Ha mangiato pesante? No. Ha dei disturbi, no, psicosi. Lui non pensa di essere vivo, pensa di essere morto. In che senso? Lui crede di aver ucciso i genitori. È vero? Sì. Sì? No, no. Ah, no. Cioè, e com'è? È convinto di essere ucciso i genitori? Cioè, com'è stato? Al papà, lui è un'autopunizione che si infligge. Ah. Pensando di aver ucciso i genitori, pensa di essere morto. Ah. Mm. È vero? Sì. Sì? No, no, no. Ah, no, no, metto su sì, inizia la mese, ma fa venire l'ansia. Papà, senti, è una cosa normale, ma troppe spiegazioni ti sto dando. Ah, sembra che questa cosa la stai sentendo per la prima volta. Dice, ma tu non mi stai dicendo i ragazzi che nell'acqua giovanile, allora dice, parla, non hai mai visto uno che luce non faccia. Cioè, questo è uno che crede di essere morto, però non è morto, crede di aver ucciso i genitori, però non ne ho vero, a quanto pare. Cioè, non è proprio una cosa che si vede tutti i giorni. Vabbè, come, fa il cadavere. Poi mi ha chiamato e mi ha detto, amore, dai, scendi, andiamo da papà. E io sono stato molto felice perché tu molte volte al mio amore, portami da tuo padre, che io sono contento se me lo fai conoscere. Spero che voi mi vogliate bene, perché io sono comunque un bravo ragazzo. Non lavoro, sì, è vero, e sono morto. Morisci qualcosa? Ma che venga, dice, non sta parlando, è tu, pazzo. Ragazzo, parlo con te, io parlo con Cosca. È per lei? Per me. Per lei? Ah, ma vabbè, daglielo. No. Ma già fa questo coso, tieni mano. Amore, ma non ti piace? Ma già fa. Non ti piace? Ma già fa. Piace. A me mi è piaciuto, a me ce l'ha giocato a mano perché come vedi mi riusci. Ma gamba zitta. Signore, io sono morto. Condoglianze. Grazie. Che cosa succede? Ma pure fatti niente, capo. Però devo dire la verità, con me cadavere vi mantenete bene, nel senso che. Sì. Siete frisco morto? Un mese. Faccio un gruppo di gesimo, ci mi ha messo, no? Signore, io sono vuoto. Anche io a volte ho questa sensazione di vuoto. No, sono proprio sotto vuoto. Ah, come in Monignano. Però se non mi giudo bene. Allora proprio partita, detta a voi che tutto buccaccio. No, io da qua a qua, sono proprio vacanta. Cioè non ho organi, non c'ho lo stomaco, non c'ho il fegato, il pancreas, niente. Viene niente. Però tu non puoi mettere in giro. Cresta man. Scusami. L'ho ammazzati io! Ma chi? I genitori. Ma non è vero, no? Come non è vero? Come non è vero? Li ho avvelenati io! Sì, ma è un'impressione. Non è un'impressione! Ma sono buttati giù! Poi si è confuso, è avvelenato. Non sono confuso! Li ho visti lì, maciullati dal treno! Ma come cazzo sono morti sti lui? Non ho capito. Prima li ho avvelenati, poi li ho presi, li ho buttati giù in quel momento. È passato il treno. Sì. Ammazza. I miei genitori avevano fatto tardi perché dovevano prendere il treno, quindi io intelligentemente caccia pensata li ho presi, li ho buttati giù e ho fatto prendere un treno a volo. Sì, però il problema sapete qual è? Non è un biglietto. No, che non mi aspettavo che morissero.
Vabbè, anche nella fantasia, però, c'è il violino, gli tabaci, passo tre, non mi campavano questi due. Sono morti così. Sono morti così. Vabbè, fa niente, cacca ma fa, Sono morti d'infarto. Sì. Papà, chi se ne ha 104? Chi se ne ha 108, papà?